Chiudi gli occhi. Due dita dolcemente ti accarezzano le palpebre. Prima la palpebra destra e poi la palpebra sinistra. Ora sai di poterti rilassare e contattare tutto il potere della tua immaginazione. Lei comincia a mostrarti dei colori bellissimi. Visualizza il colore rosso. Tutto davanti e intorno a te è rosso. Dentro di te vi è il rosso. Percepisci la vita e la forza che ti infonde. Lentamente questo colore schiarisce per trasformarsi in un bellissimo arancione, pieno di gioia e di serenità. Goditi il colore arancione. Lentamente ora la nebbia arancione si trasforma per lasciare posto a un giallo vivace, signore di energia. Goditi il suo splendore come ti godresti il colore del primo caldo sole primaverile. Ora il giallo comincia a diventare uno splendente verde, un verde brillante e intenso che ti ricorda un prato estivo pieno di vita e di profumi. Goditi il colore verde. Ed ecco che il verde svanisce per lasciare posto all'azzurro di un cielo limpido e terso, un azzurro in grado di farti sentire libero e infinito. L'azzurro ora si trasforma in indaco, con le sue sfumature di accoglienza e mistero, quel colore blu proveniente dall'India che scorgi in un arcobaleno appena la pioggia si è diradata. L'indaco si colora ora lentamente prendendo le tonalità del violetto. Il violetto è l'ultimo dei colori visibili con la minore lunghezza d'onda dagli occhi umani. Dopodiché si entra in un'altra visione. Così, quando il violetto si dipana, tu ti trovi in una bellissima scena della natura, quella che preferisci. Prenditi qualche attimo per ambientarti e gustarla. Appena arrivato, ti senti un po' strano. Ti osservi e il tuo corpo si è trasformato in quello di un allegro fauno o, se sei una donna, quello di una ninfa delle acque. Puoi in realtà tutto, per cui scegli quale personaggio vuoi essere. Scegliene uno che ti ricordi la spensieratezza e la libertà e la mancanza di regole. Senti lontano della musica e vedi arrivare una combricola di persone a essere immaginari festanti. Cantano, ballano. Si offrono coppe di idromele e vino e, circondandoti, ti invitano al loro banchetto. Al centro del gruppo, una grande tavola è imbandita con ogni leccornia. Puoi gustarne e riderne insieme con loro, danzando spensierato. Un fauno, che sembra essere a capo della allegra compagnia, ti indica poco distante da voi una tenda sontuosa, quella di tipo orientale, chiusa da un altrettanto sontuoso drappo. Dentro quella tenda, dice, potrai realizzare tutti i tuoi istinti e sogni creativi. Non esiste giudizio, non esiste mancanza di energie, ma non esiste nemmeno alcuna regola o logica razionale. Puoi costruire un palazzo al contrario, scrivere un poema in terzine e declamarlo al capufficio davanti ai colleghi plaudenti. Puoi amoreggiare con le persone dei tuoi sogni, ma anche con il vento, la musica e le onde del mare. Per entrarvi, dovrai abbandonare qui la legge di causa ed effetto e quella di non contraddizione.
Lì potrai vivere tutte le tue follie. Puoi scegliere di entrarvi oppure rimanere con noi ancora un po' a ballare e cantare. Scegli tu. In ogni caso, quando senti la mia voce, sarà ora di ritornare. Prego. Ora è venuto il tempo di ritornare. Sei uscito dalla tenda, il satiro ti sorride e tu sai che sei pronto. Vedi in lontananza un arcobaleno e violetto, indaco, azzurro, verde, giallo, arancione, rosso. Con i tuoi tempi, quando vuoi, apri gli occhi.